Chi non ama la campagna, specie di questi tempi, alzi la mano. Sì, qualcuno c'è, ma la via di fuga è quella. Dal latino tardo Campania, proprio come la regione, il termine deriva dall'aggettivo campaneus, a sua volta da campus, cioè pianura. Questa agreste parola, che può associarsi a espressioni quali aperta campagna, campagna acquisti e simili nello sport, campagna militare, politica e via discorrendo, indica una grande estensione di territorio pianeggiante o collinare, fuori dei centri urbani, occupato da vegetazione spontanea, prato, boscaglia, brughiera o coltivata con abitati sparsi. E a proposito di coltivazioni, siamo a Villa Oliveti di Rosciano, Angelo Belli, imprenditore agricolo. Che cosa stiamo vedendo? Perché favi e piselli a noi piacciono, quindi li vorremmo vedere già pronti per essere raccolti, ma in realtà è tempo di semina. Diciamo che questo è proprio il periodo migliore per la semina del pisello in particolare e delle fave. Si dice luna calante, almeno sì, per tradizione. Ecco, sì. Aspettare questo periodo. Sì, aspettiamo il periodo della luna calante. Diciamo che è una tradizione antica che viene popolare. Sì, popolare. Però voi la rispettate. Noi la rispettiamo. E funziona. Noi contadini siamo molto legati alle tradizioni e ci teniamo tanto a queste cose. Quindi oggi diciamo sarebbe il primo giorno di luna calante, quindi andremo ad effettuare la semina di piselli e fave. Ecco. Ci sono anche altre culture che in questo periodo si possono effettuare, tipo cime di rape e spinaci, che vengono fatti con due macchinari e tipologie diverse. Abbiamo una trapiantatrice a tazze per quanto riguarda i semi più grandi, tipo fave e piselli, mentre avremo una trapiantatrice pneumatica per quanto riguarda i semi di piccola dimensione, tipo gli spinaci e le cime di rape. Quella che sta inquadrando Galvano, Angelo, che cosa è? È una trapiantatrice meccanica a tazze. Che, noi, che significa? Noi la adoperiamo per i semi grandi, tipo il seme delle fave e dei piselli, perché essendo più grande riesce ad effettuare il trapianto, perché con la pneumatica non riusciamo a fare quei calibri là. Quella che stiamo inquadrando adesso invece che cos'è? È una trapiantatrice pneumatica che noi adoperiamo per i semi di piccola dimensione, tipo cime di rapa. In questo momento stanno effettuando la semina degli spinaci. Perché è necessario adottare questa anziché l'altra? È più precisa, riesce ad agganciare con un sistema di pneumatico, riesce a succhiare i semi di piccola dimensione. Sì, piccola dimensione e posarli alla giusta distanza tra le file e tra una piantina, da un seme e un altro. Tutto meccanizzato e quindi tutto sicuro. Prima si effettuava una maggiore dispersione? Sì, perché facevamo a spaglio. Praticamente l'operatore, il contadino, prendeva i semi a mano dove ne cadevano 100, dove ne cadevano 10, non riusciva a distribuire sul terreno in modo uniforme. E regolare. E regolare, esattamente. Stiamo vedendo però anche degli appezzamenti che sono già carichi di roba che ha dato il suo frutto. Di che cosa si tratta? Questi campi qui sono già stati trapiantati, non seminati, ma perché sono colture che vanno trapiantate, non vanno seminate. Sono cavoli, verze, cavolfiori, tutti i tipi di broccoli, abbiamo tutti i tipi di verdura, lattuga, canasta, tutti i tipi di cicorie, diciamo di un assortimento. Siccome noi effettuiamo la vendita direttamente al consumatore, facciamo a chilometri zero tramite i punti di campagna amica, sia a Pescara che in altri punti, e tramite la vendita diretta, cerchiamo di avere in tutti i tipi, in tutte le stagioni, tutti i tipi di verdure che si possono coltivare, a seconda della stagione, quelle che riusciamo a coltivare. Quello che vediamo adesso stanno
in produzione vengono trapiantate nel mese di agosto, principio di settembre. Ogni periodo dell'anno, diciamo, ha la sua semina, non proprio tutti i periodi, e poi rispetto a prima si semina di meno e si trapianta di più. Sì, anche per risparmiare tempo e per avere un prodotto migliore. Un conto è quando tu metti i semi, devi stare molto attento, un'altra cosa è quando tu hai già la piantina, che la vedi, scegli la grandezza di trapianto e quindi viene effettuato un trapianto migliore, diciamo, una produzione migliore. Angelo, che differenza c'è tra un prodotto che nasce, cresce, si sviluppa e fiorisce all'aria aperta e uno che invece è sotto la serra? Preferisco una cultura sotto serra. Fuori siamo costretti ad operare anticrittocamici, mentre sotto serra riusciamo quasi quasi a fare un prodotto biologico, perché non è soggetto a piogge acide e quindi di conseguenza, avendo meno umidità, siamo costretti a fare dei trattamenti tipo con anticrittocamici, mentre all'aperto, essendo sotto il cielo aperto, come si dice, siamo costretti anche a effettuare dei trattamenti per proteggere le piante, per portarlo fino alla produzione, sempre rispettando i termini di legge consentiti, insomma. Quanto ha risentito il mondo dell'agricoltura, immagino che da una vita tu faccia questa attività, dei cambiamenti climatici di cui si parla tanto, l'avvertite anche voi direttamente, è vero oppure è soltanto un modo di dire, è una sorta di moda? No, non è una sorta di moda, bisogna accettare la realtà, il clima è cambiato, noi cerchiamo di adattarci maggiormente sulla cultura protetta, proprio perché per difenderci dalle calamità naturali, purtroppo adesso grandina tutti gli anni, abbiamo visto l'anno scorso siamo arrivati a una temperatura meno 7, quando io, quello che mi ricordo io, non ci siamo mai arrivati a queste temperature meno di così basse, quindi cerchiamo di orientarci verso una cultura protetta. Uffici della Regione, siamo con il dottor Antonio Di Paolo, che è il direttore del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca. Le informazioni sono tante, quelle che ci darà, soprattutto sono aggiornate. Partiamo però dal cosiddetto PSR. Di che cosa si tratta, dottor Di Paolo? PSR è il programma di sviluppo rurale, è il programma cofinanziato dall'Unione Europea che supporta la crescita, lo sviluppo delle attività agricole e agroalimentari. È il gemello, se vogliamo, di fondi, altri fondi, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Europeo degli Affari Marittimi e della Pesca, ha una dimensione sicuramente maggiore di quella degli altri. In Abruzzo il PSR vale in questo momento circa 479 milioni di euro utilizzabili nell'arco temporale che va dal 2014 al 2020, di fatto dal 2016 al 2023. E quindi sono previste all'interno del PSR una serie di priorità e di misure che intervengono sia in termini di finanziamento di investimenti e quindi interventi di carattere strutturale, sia in termini di pagamenti compensativi che tendono a supportare delle attività che siano in linea con esigenze di conservazione, di miglioramento dell'ambiente e di tutela del territorio. E a che punto siamo in Abruzzo? Noi abbiamo chiuso la programmazione 2007-2013 al 31 dicembre 2015 con un livello di utilizzo dei finanziamenti vicino al 99%. Siamo in questo nuovo periodo di programmazione in linea con i programmi di spesa. In Abruzzo, tra i tempi di elaborazione e approvazione del PSR da parte dell'Unione Europea, di fatto siamo partiti nel 2016. Quindi stiamo parlando di un programma che ha oggi di fatto
uno stato di attuazione che fotografa i due settimi della sua durata. E da questo punto di vista io ritengo che siamo assolutamente soddisfatti di quello che si è fatto finora, soprattutto del lavoro preparatorio i cui frutti si vedranno in parte già quest'anno e in parte nel futuro. Adesso analizziamo un po' di dati che sono a disposizione e che sono abbastanza aggiornati. Il PSR aveva una dotazione di 432 milioni di euro, che poi si è accresciuta per arrivare complessivamente a 479 dopo le tragiche vicende del 2016-2017, perché con la solidarietà delle altre regioni abbiamo avuto una reintegrazione di fondi per circa 46 milioni di euro, quindi il totale oggi è 479 milioni di euro. La notizia interessante di questi 479 è che 46 milioni sono espressamente dedicati a sopperire alle criticità determinate sia dal terremoto che dalle nevicate del 2016-2017. Noi abbiamo già pubblicato 54 bandi nei due anni circa da quando è partito il PSR per un valore complessivo di 315 milioni di euro. Il volume dei pagamenti è di circa 78 milioni di euro, però c'è una dinamica molto veloce in queste ultime settimane dell'anno, per cui noi stimiamo di arrivare a pagare entro la fine del 2018 circa 91 milioni di euro, quindi ci attendiamo ulteriori pagamenti per circa 13 milioni di euro da adesso fino alla fine dell'anno. Queste somme sono andate a finanziare in totale 8.416 aziende. 1.100 ne hanno fatto un uso di investimento strutturale. Un altro dato interessante è che 231 di queste 1.101 aziende che hanno fatto interventi strutturali sono dirette da giovani, perché una delle vocazioni principali del PSR è quello di promuovere un rinnovamento generazionale in agricoltura. Le altre 7.300 aziende beneficiarie sono tali per le cosiddette misure a superficie, e quindi perché realizzano attività o di miglioramento o di mantenimento particolarmente qualificate. L'insieme di queste misure sviluppa la sua azione su ben 68.000 ettari del territorio della regione Abruzzo. Il PSR mette a punto delle misure che tendono a migliorare gli standard qualitativi di vita delle comunità rurali. Poi ci sono le azioni che vengono realizzate attraverso i GAL, che sono uno strumento ormai tradizionale dell'azione comunitaria rivolta allo sviluppo rurale. Noi in Abruzzo abbiamo attualmente in funzione 7 GAL. Adesso finalmente dal 2019 i nostri GAL saranno in condizione di sviluppare appieno la loro attività per il territorio. Stiamo parlando di 24 milioni di euro, che anzi sono stati ulteriormente incrementati con la previsione di un GAL espressamente dedicato alle vicende del sisma. Quindi abbiamo un GAL che ha vocazione sisma nel territorio teramano, e altri GAL che operano in parte in provincia dell'Aquila, in parte in provincia di Chieti e anche in provincia di Pescara. Rituffiamoci nel giardino universitario in compagnia della guida, il prof. Menghini, ripartendo dalla Rosa Canina. La riconosciamo abbastanza facilmente adesso perché la pianta non ha praticamente più le foglie, ci sono solo questa specie di bacche rosse che li possiamo andare a raccogliere
dobbiamo stare attenti quando li raccogliamo in ambiente spontaneo, che sia in ambiente non inquinato, e ce li possiamo mangiare tranquillamente perché sono una delle fonti più abbondanti di vitamina C che mamma natura ci mette a disposizione. Se poi non ce li vogliamo mangiare, possiamo riportarli, magari farci qualche marmellata, qualche composta, per i più viziosi magari anche qualche buon liquorino dal retrogusto molto acidulo. Un'altra curiosità che riguarda una pianta abbastanza comune che però noi immediatamente associamo alla birra, il luppolo. È una pianta, diciamo, non proprio rampicante, ma che tende ad appoggiarsi su altri supporti, quindi molto spesso la troviamo o reptante, cioè strisciante, oppure che si appoggia agli alberi. Viene l'utilizzo è strettamente connesso con la componente aromatizzante della birra, anche se è di interesse, anche se ancora pochi lo sanno, anche dal punto di vista alimentare. Le cimette, le sommità, i primi 20 centimetri della pianta tenera, quando è ancora durante la fase vegetativa, sono un'ottima alternativa anche agli stessi asparagi. Tra quelli che sono il gruppo delle piante, chiamiamo così, i falsi asparagi, c'è sicuramente anche il luppolo. Professor Menghini ha usato il termine rampicante, mi viene in mente subito l'edera, che ha determinate virtù, ne vogliamo elencare? Sì, l'edera è un'altra pianta che la tradizione ci tramanda come pianta potenzialmente velenosa, perché l'edera contiene le saponine che se noi le introduciamo all'interno del nostro canale digerente, se immaginiamo di mangiarcele, fanno lo stesso effetto del sapone. L'effetto è quello di avere un immediato effetto di irritazione delle mucose delle prime vie digestive e quindi un effetto che si dice di tipo vomitorio. L'edera però c'ha anche il suo risvolto positivo, infatti queste stesse saponine, soprattutto per applicazioni topiche a livello periferico, sono efficacissime e rientrano in quei prodotti che vanno per le cosiddette sindrome da gambi pesanti, che sono essenzialmente dovute al ristagno venoso, e quindi ahimè ne sono più soggette le donne, ma sintomatologia che avanza con l'avanzare dell'età, e questi tipi di prodotti aiutano a conservare l'elasticità dei vasi e quindi ridurre questo effetto edematoso che deriva dalla fuoriuscita di componente liquida dalle arterie e dalle vene soprattutto. I ragazzi che vengono avranno tanto tanto da apprendere, lo fanno con entusiasmo, con attenzione. I ragazzi che entrano qui dentro molto spesso rimangono sorpresi dalle etichette che noi mettiamo sulle piante, dai cartellini. Perché? Perché la prima cosa che fanno è vedono: ma io questa pianta ce l'ho dietro casa, ma io questa la vedo. Però averla in questo ambiente e avere quelle informazioni, che sono ovviamente informazioni di base, almeno per imparare a riconoscerla, è il punto di partenza per poterla poi studiare. La maggior parte delle piante che riconosciamo come piante medicinali sono piante comuni e sono piante della tradizione proprio perché sono piante che sono sempre state disponibili. La sorpresa è vedere che piante che molto spesso consideriamo anche erbacee, anche infestanti, conosciute nel modo corretto, possono avere una valenza totalmente diversa. Tra la pianta che è la pianta che io vedo, che posso avere anche dietro casa, posso andare a raccogliere, fino a diventare poi il prodotto che può aiutare a conservare o a prevenire alterazioni dello stato di salute. E qui mi piace citare due parole su cui si soffermano quasi tutti, che è una delle prime informazioni che noi mettiamo sulle etichette: c'è scritto droga. E ci teniamo a tenere quel termine. Perché? Perché qui dentro parliamo un linguaggio della scienza. Per noi droga è la parte della pianta da utilizzare allo stato secco. E quindi poi, se la ribanalizziamo, tutti abbiamo utilizzato delle droghe, perché quando ci siamo fatti un infuso di camomilla abbiamo raccolto non la pianta della camomilla, ma la droga della camomilla, cioè esclusivamente i capolini con cui abbiamo fatto l'estratto. Verso questo mondo, per chiudere, c'è un interesse nuovo, inedito, fino a qualche anno fa. Noi ci crediamo, ci siamo fatti anche promotori di diversi incontri dove vogliamo cercare di creare una sorta di tavolo di lavoro dove parlare per capire le reali potenzialità di applicazione di una filiera di produzione, trasformazione e quindi anche commercializzazione delle piante officinali.
questa è una realtà che in microforme, cioè in forme di singoli soggetti, già c'è sul territorio. Bisogna solo metterli tutti in un sistema, farli dialogare tra di loro per avere un progetto unico che sia credibile e sicuramente attuabile. Non ci dobbiamo inventare niente, ce ne sono già sul territorio nazionale, quindi già prendere spunto da quelli che ci sono e funzionano sarebbe già un ottimo punto di partenza. Perché l'Abruzzo si presta a tutto questo? Assolutamente sì, sia per diversità floristica, sia per ricchezza floristica, sia per varietà degli ambienti che possono essere andati a sfruttare proprio per fare queste coltivazioni. Possiamo quasi dire che, a parte quelle che sono le specie di origine tropicale, tutto il resto potrebbe trovare in Abruzzo un suo spazio di coltivazione. Dall'arabo naranga, dal persiano narang, arancia amara, a sua volta dal sanscrito narania, cioè frutto preferito dall'elefante. Di qui lo spagnolo naranja, il frutto, e naranjo, l'albero. Latino aureum malum o raro, aurantia poma o aurantia poma. Insomma, frutto, frutti o pomo, pomi di color d'oro. L'arancio, anticamente arangio o aranzio, è un albero delle rutacee e lega il suo nome non solo alla comune aranciata o al colore arancione o al suppli ben noto l'arancino e ad altro, ma anche a un delizioso spicchio in rosa. Fiori d'arancio per il amore. Infatti i cosiddetti fiori d'arancio sono simbolo della purezza virginale e vengono portati come ornamento della sposa nel giorno delle nozze. Perché di arance parliamo? Perché anche da noi sono di buona, persino ottima talora, qualità. Certo, il sud è il sud, però dove il clima lo permette. Curiosità: in Abruzzo l'arancia viene chiamata talvolta in genere Portual o Partal o Portial, cioè Portogallo, dal quale l'arancia di origine cinese si è diffusa in Europa. In greco Portiucali, in arabo Burtugal, vale a dire arancia dolce. Ruscus aculeatus, della famiglia delle liliacee. Tanto per dire semplicemente pungitopo. Professor Menghini, di che cosa si tratta e che cosa ha in mano, con molta cautela però? Assolutamente, nome che mette molto più paura di quanto può essere invece romantico e simbolico il gesto del regalare un rametto durante le festività natalizie. Pungitopo perché? Partiamo dalle particolarità della pianta. È una pianta che non ha foglie, fiorellino. Il fiorellino è questo qui minuscolo che è attaccato a questa che sembra una foglia ma che in realtà è un fusto modificato. E pungitopo perché? Perché queste strutture sono tutte aculeate, quindi probabilmente in un periodo dove il falegname non aveva strumenti di precisione per evitare passaggi di ospiti indesiderati sotto le fessure delle porte, ci si mettevano rametti di questa, da cui pungitopo, per tenere appunto lontani i roditori. E la pianta invece oggi la citiamo perché siamo vicini a Natale e quindi ci piace leggere il significato simbolico. È una pianta che fruttifica durante la fase invernale e quindi ci piace, con un po' di fantasia, pensare che questi non sono frutti rossi ma sono fiammelle. Sono le fiammelle ben augurali che rischiareranno il buio dell'inverno. E quindi a tutti tanti auguri. Se poi lo volete venire a vedere nel Giardino dei Semplici, ne potremo riparlare dal punto di vista medicinale. Sarà meno romantico perché andremo a scavare i rizomi da cui si ricavano dei prodotti ottimi per conservare l'efficienza del sistema circolatorio.